In questa valle, nelle Alpi francesi, l'elettricità è prodotta localmente. Una microrete, basata sulle energie rinnovabili, la fornisce a 38 famiglie in un raggio di 20 km. Tra queste c'è la famiglia di David Vieux. I pannelli solari della sua fattoria fanno parte di Alp Grids, un progetto europeo che mira a migliorare l'autonomia energetica delle zone alpine isolate. La fattoria di David fa parte di Acoprev, un'associazione per la produzione di energia verde, che consente di avere energia pulita e più economica. Con la rete normale, a volte, avevamo problemi di approvvigionamento di energia elettrica. Con la produzione locale di energia, penso che non avremo più problemi di questo tipo in futuro. Alp Grids sostiene 7 progetti pilota di circuiti energetici locali nelle zone alpine di 5 paesi dell'Unione Europea: Francia, Italia, Germania, Austria e Slovenia. Il costo totale del progetto è di quasi 2 milioni di euro, finanziati in gran parte dalla politica di coesione europea. I partner coinvolti sono 12. In alcuni paesi i progetti pilota funzionano autonomamente, senza connessione alla rete generale. In Francia la legge non prevede questa opzione. Qui la Compagnie Nationale du Rhône, partner del progetto, ha il compito di stabilire il miglior rapporto tra produzione, equilibrio economico e funzionamento della microrete con la rete generale. L'autoconsumo collettivo di energia consiste nel mettere in comune la produzione di energia a livello locale. Non vogliamo creare un piccolo villaggio isolato. È un modo di avere energia locale in modo da poter alleggerire la rete generale e fornire soluzioni ai problemi che la rete potrebbe avere. Il progetto è partito quando 3 sindaci hanno creato Acoprev e si sono uniti ad Alp Grids. 6 villaggi della valle beneficiano del progetto. Tra i progetti c'è quello di piazzare dei pannelli solari sul tetto di questo ex monastero del XII secolo, uno spazio che oggi è dedicato all'arte e ad eventi culturali. L'obiettivo è quello di creare altri siti di produzione, in modo da arrivare a circa 350 nuovi abbonati. Questo rappresenta un bacino di utenza di 700-750 abitanti nei 6 comuni. Dopo un inizio incoraggiante, Alp Grids sta studiando come portare il progetto in altre regioni d'Europa.